Leporano è davvero il comune trainante dell'estate e quindi ci stiamo soffermando come Polifemo L'Occhio di Abate sui tanti eventi quotidiani che caratterizzano l'estate leporanese e l'estate, oserei dire, della provincia ionica, visto che a Leporano si radunano per assistere agli eventi non solo i leporanesi ma tanti cittadini provenienti dalla provincia ionica, dalla regione e anche da e anche turisti provenienti da altre parti d'Italia. Questa sera c'è una bellissima mostra, una mostra di pittura Ionio Mare da Amare, una mostra che però ha degli addentellati, ha dei momenti in comune con la poesia, con la musica, con il canto. Ci sarà anche un gemellaggio, uno scambio culturale tra Martina Franca e Leporano. Scopriremo in che modo queste due realtà della provincia ionica comunque vanno a braccetto, ma non vi dico altro, lo scopriremo intervistando i vari rappresentanti istituzionali, i vari artisti, i vari operatori dell'associazionismo culturale soprattutto. L'associazione, come si vede, mi è piaciuto dipingere di persone, mi sarebbe piaciuto avere la pennellata di tutti voi, però è come se ci fosse, perché ho pensato a tutti i miei amici artisti e quindi rappresentiamo così la nostra. Letizia Lisi, presidente dell'associazione Il Melograno. Beh, il mare come musa ispiratrice dell'arte, della pittura, il mare come realtà vitale per Taranto e per i comuni del suo hinterland, in primis Leporano. Sì, abbiamo voluto con Leporano fare il gemellaggio con Martina perché vogliamo che sia un territorio unito e con la pittura, il nostro contributo di artisti è quello che possiamo dare con la pittura e con i poeti, la poesia. In questa occasione la nostra è un'associazione artistica, quindi il nostro percorso è artistico, però ci è piaciuto l'inserimento e il gemellaggio con questa associazione per poter promuovere il nostro meraviglioso territorio. Un mare che deve essere anche la fonte di sviluppo, di crescita per Taranto. E quello che noi ci auguriamo è che vogliamo partire dal mare, dal suo territorio, dai suoi colori, dalla sua fonte, dalla sua ricchezza, per dare alla nostra Taranto la bellezza che ha sempre avuto, farla risplendere della bellezza della Maiori. Sindaco, l'evento di questa sera fa registrare un connubio, un interscambio culturale, un gemellaggio tra la comunità leporanese e quella di Martina. Martina e Leporano, una in collina e l'altra al mare, però con tantissimi punti di contatto. Sicuramente sì, perché le due comunità, anche se distanti a livello chilometrico, sono molto, molto vicini e molto simili. Abbiamo tantissime affinità e comunque origini chiaramente principesche per Leporano e ducali per quanto riguarda Martina Franca, ma al di là di questo aspetto chiaramente sono due comunità laboriose che hanno più o meno alla base gli stessi valori. Una mostra, quella di questa sera, di alta qualità, un evento che vede insieme la pittura e la poesia, due elevate, due alte forme di arte. Beh, dopo la serata dedicata a Paesiello con il Te Deum, chiaramente siamo andati su altri temi della poesia e della pittura, molto legati, fortemente legati anzi all'aspetto culturale, che noi comunque stiamo coltivando e continueremo a coltivare, perché noi siamo fortemente motivati e abbiamo come obiettivo la cultura a 360 gradi. Una mostra di pittura che vuole esaltare il mare. Lei, vice sindaco, dottoressa Yolanda Lotta, assessore al turismo e allo spettacolo del comune di Leporano, ha sottolineato il valore, l'importanza del mare
per la comunità leporanese e si è vantata, per così dire, delle sue origini familiari legate al mare. Vedo che è stato molto attento nel mio discorso. Sì, non mi sfugge niente. Volevo dire che i miei bisnonni erano pescatori e proprio questa vicinanza al mare, no? alla tutela del territorio e all'amore per l'ambiente. Proprio, dicevo, nel periodo di maggio abbiamo riunito tutte le associazioni locali affinché tutti insieme potesse operare per tenere, diciamo, l'ambiente e le spiagge pulite. Io mi vorrei rifare a una poesia di Eugenio Montale per quanto riguarda il mio mare, lo Ionio, perché Eugenio Montale nella sua poesia dice che, nella poesia Ossi di Seppia, immagina l'osso di seppia sull'onda del mare che, diciamo, ondeggia e dà quel senso di vita, quel senso di libertà. Poi l'osso di seppia viene sbattuto sulla sabbia e si sgretola e diventa tutt'uno con la sabbia e dà quel senso di morte, di secchezza. È proprio questo che immagino per la nostra Taranto, per la nostra provincia, non un senso di morte ma un senso di rinascita per Taranto, e nascita per Taranto sia a livello culturale che turistico. Concetta Maria, quante se può, fine ne vuoi, come ne ceresi. Professoressa Teresa Gentile del Salotto Culturale Recupero di Martina Franca, un suo giudizio sulla serata di quest'oggi, musica e poesia e arte, pittura nello specifico, tutti insieme per esaltare le eccellenze del nostro territorio, territorio leporanese e territorio martinese alla luce di questo gemellaggio. Sì. È una serata estremamente significativa perché vede insieme due cittadine che operano da tanto tempo in un modo egregio nel campo della cultura. Essere attenti alla cultura vuol dire essere attenti ai talenti presenti sul territorio. E quando i talenti si possono mettere insieme, possono condividere tante emozioni, si fanno delle cose stupende. Qui ne abbiamo un esempio stasera. Nel Salotto Recupero, infatti, si uniscono poeti, artisti e musicisti. E allora queste poesie vengono messe in musica spontaneamente da un giovane pianista che è mio figlio, Egidio Cofano. Ma è la cosa più bella, è l'amicizia che cementa tutte queste persone. È ancora più bello il fatto che da questo salotto sono nate tante altre associazioni che portano avanti gli stessi ideali, ideali di amicizia, di pace, di fratellanza, di apertura ad altri popoli, perché noi ricerchiamo anche dei talenti di terra straniera e stringiamo anche delle alleanze positive, come quella che recentemente abbiamo fatto con il Brasile. Infatti, con quel libro a cui ha accennato la baronessa Silvatici, abbiamo messo insieme tante famiglie, sia italiane, sia pugliesi, sia brasiliane, tanti poeti, grandi e piccoli, per mettere in evidenza l'umanità, la sincerità, l'apertura agli altri. C'è troppo nero nel mondo e noi cerchiamo di dare un po' di colore. E lo coloriamo di azzurro anche e soprattutto attraverso il mare, Ionio, un mare da mare. Ionio, un mare da mare, sì. Un mare da mare. È da mettere in evidenza questa amicizia che ci sta già collegando. Siamo già amiche, ci siamo conosciute. Gemellate. Siamo gemellate nell'anima. Gemello anch'io. Grazie.
si sta celebrando in questa serata il gemellaggio tra Martina Franca e Leporano, e il parroco della chiesa della parrocchia Maria Santissima Immacolata, Don Monsignor Pasquale Morelli, è un martinese destinato, trapiantato a Leporano. Sì, in realtà mi fa molto piacere questo connubio tra queste due splendide città che mi accomunano. Martina, perché mi ha dato i natali, ovviamente, sono imbevuto della cultura, delle tradizioni di questa splendida cittadina della nostra Murgia Barise, e poi la comunità di Leporano, che servo ormai da 20 anni, del quale sono anche cittadino onorario e che ha molti tratti similari anche con la mia città di origine. Questa serata di cultura, di riscoperta della bellezza dell'arte sotto il profilo artistico, della poesia e della pittura, non fanno che onorare ovviamente la nostra comunità di Leporano, e questo gemellaggio rafforzerà ovviamente i legami tra queste due splendide cittadine, quella di Leporano, che si affaccia qui sul nostro bellissimo Mare Ionio, e la nostra città di Martina, ecco, ubicata, no, sulla collina, ecco, quasi a essere faro, ecco, di civiltà e di cultura. Comunque Leporano e Martina sono l'emblema della nostra meravigliosa Puglia e della meravigliosa provincia ionica. Sì, sono due perle, due eccellenze del nostro territorio, che sono vanto veramente della nostra cultura ionica. Dicevamo arte, pittura, la mostra dedicata appunto allo Ionio, Ionio mare da amare, ma anche poesia, canto, tanti momenti che anche folcloristici, che esaltano le nostre tradizioni pugliesi, martinesi e leporanesi. Baronessa Elisa Silvatici si è soffermata molto sulle caratteristiche, oserei dire poetiche, dei dipinti. Una pittura che potremmo dire trasuda di poesia. È vero, lei ha avuto proprio l'impressione giusta, perché oltretutto la poeticità è insita in quello che è il pennello dell'artista, anche nelle metafore che si sottendono, così come non solo la poeticità ma anche la musicalità di un dipinto. Se lei vede il mare, rimane scontato il discorso di parlare di voce del mare, di voce sottesa. Poi del resto Leonardo da Vinci parlava della poesia, della pittura e del loro forte legame. Perciò stasera c'è stato veramente un trionfo sotto questo punto di vista, con anche insigni artisti. Io non ho potuto avere il tempo adesso di presentare i poeti perché mi sono allontanata, ma poesia e pittura vanno di pari passo veramente con grande soddisfazione del territorio, grande prestigio, perché anche si sostengono i pittori, quelli che sono affermati, ma anche i pittori infieri, in modo che dal confronto possa nascere anche l'evoluzione. Altro evento di Restate a Leporano, 19ª edizione dell'estate leporanese, è il momento del jazz Ada Montellanico Meets Ionio Jazz Quartet, un evento dunque di jazz di altissimo profilo, con interpreti di livello internazionale. Non resta che goderci questo splendido concerto. Piero De Quarto, Ionio Jazz, Arte e Cultura. Beh, illustriamo anche tecnicamente l'evento, il concerto di questa sera, le caratteristiche, le peculiarità. Sì, abbiamo il privilegio questa sera di ospitare una delle voci più intime, più belle e chiaramente più poetiche del panorama jazzistico italiano. Parlo come jazz singer femminile, che è Ada Montellanico, è una
considerata una delle grandi voci del panorama nazionale e anche internazionale, accompagnata eccezionalmente dal nostro quartetto, dallo Ionio Jazz Quartet, con anche qui una grandissima chicca, quella di Enrico Zanisi al pianoforte, che è, diciamo, la punta di diamante del jazz e del pianismo europeo addirittura. Poi chiaramente grandissimi, grandissimi musicisti, il nostro direttore artistico Alessandro Napolitano, lo stesso Nico Catacchio al contrabbasso e Simone, un altro amico nostro di Roma, fantastico sassofonista. Vivremo dei momenti di assoluta poesia, con grandi emozioni e con delle fascinazioni assolutamente che sapranno rapire l'immenso, fortissimo pubblico di questa sera. Ecco, come già detto poc'anzi con il sindaco, a costo di ripetermi, sottolineo il livello qualitativo, una qualità non indifferente. Non c'è dubbio, anche perché comunque noi come associazione Ionio Jazz e Cultura, ormai siamo alla 7ª edizione dello Ionio Jazz Festival, ma anche quelle che sono le edizioni e degli appuntamenti invernali, puntiamo soprattutto sui rapporti di standard qualitativo altissimi. Come spesso mi piace ripetere, c'è una forma di recupero che dovremmo fare della dimensione del rispetto della parola arte, cultura, spesso, come dire, masticate in maniera molto inflazionate. Sì, masticate spesso anche da mascelle abbastanza improbabili. Ora non siamo deputati ed esclusivi, per carità di Dio, ma credo che il viatico che cerchiamo di intraprendere e di percorrere sia quello, attraverso l'umiltà e la consapevolezza, di percorrerlo ai più alti livelli. Grazie. Ada Montellanico, una perla eccelsa del jazz, con quali specialità, diciamo così, ci delizierà questa sera? Allora, stasera vi faremo ascoltare un repertorio un po' vario, un viaggio all'interno della mia carriera, per cui brani che appartengono a un omaggio a Billie Holiday, che è un omaggio che è un'uscita discografica di alcuni anni fa per l'uscita per l'Espresso, e poi ci saranno brani legati al mio nuovo progetto su Abby Lincoln e alcuni altri standards, per cui è un bellissimo incontro che ho con gli Ionio Jazz. Lei presiede un'associazione di jazz in Italia. Ecco, il jazz italiano rispetto a quello, diciamo, estero? Ma il jazz italiano a livello qualitativo, a livello artistico, è un'eccellenza, e questa è una cosa importantissima. La cosa sicuramente su cui bisogna lavorare, e stiamo costruendo anche un nuovo percorso, è quello di colmare questo gap con gli stati esteri, dove il jazz viene riconosciuto anche, e quindi riconosciuto anche dalle istituzioni, dai media, dalla stampa, e il musicista è riconosciuto come lavoratore e non come che lavoro fa il musicista, ah sì, ok, ma che lavoro fa? Insomma, quindi è proprio un discorso culturale che va a cambiare. Di identità della figura. Di identità, per cui il musicista come professione, questa è una cosa che dobbiamo ancora raggiungere in Italia, e quindi, diciamo, c'è ancora molto da lavorare, ma non per il discorso artistico, perché invece quello sta avendo veramente grandissime espressioni. Enrico Zanisi, pianista jazz, una promessa nel firmamento del jazz italiano e non solo. Con che spirito affronti questo mondo? Ma è un mondo molto stimolante, cerchiamo sempre di dare il meglio di noi e, insomma, si sta creando una bella comunità di musicisti e anche di addetti ai lavori intorno al jazz, per cui è sempre un mondo più stimolante di cui far parte. Una passione evidentemente nata sin da piccolo. Sì, ho cominciato a suonare pianoforte nello specifico a 6 anni e poi ad appassionarmi alla musica jazz verso i 15, quindi ho fatto poi tutti gli studi appropriati. Ecco. Ogni sera che interpreti un brano, una rappresentazione musicale, indubbiamente sei sempre colto da un'emozione nuova. Sì, certo, dipende dal luogo, come per esempio questa sera in questo magnifico castello di Leporano, e dipende anche dalle persone, insomma dipende anche dalle persone con cui si condivide la musica e dalla musica stessa, quindi ogni volta è un'emozione nuova. Sindaco, una rassegna estiva davvero variegata, restate a Leporano, questa sera è il momento della musica, è il momento del jazz, quindi un momento qualitativo dal punto di vista musicale. E senz'altro la manifestazione di questa sera, il concerto meglio, si inserisce in un contesto già qualitativamente alto, siamo ai vertici a livello internazionale del jazz, quindi
tocchiamo per la prima volta in Leporano il massimo per quanto riguarda la musica jazz. Ecco, vedendo, stiamo ancora, sta per iniziare il concerto e vediamo una platea abbastanza nutrita, abbastanza ricca, varie tipologie, non solo giovani ma anche gente di età diciamo più matura, proprio perché evidentemente gradisce questa qualità musicale. Beh, chiaramente nella elaborazione del calendario delle manifestazioni siamo stati molto attenti con l'assessore agli spettacoli relativamente proprio alle varie manifestazioni, quindi abbiamo inserito la musica jazz, questo tipo di settore, segmento della musica, proprio per venire incontro all'esigenza, al palato fine di alcuni chiaramente spettatori che vengono chiaramente dalle parti nostre. E proprio scorrendo il cartellone degli eventi notavo che ci saranno altri eventi musicali di diverso genere, proprio per accontentare le diverse sensibilità. Beh, abbiamo diversificato chiaramente l'offerta da parte del Comune di Leporano a 360 gradi, proprio per offrire il meglio della musica e degli eventi. Beh, buon concerto allora. Grazie, grazie. Siamo ora con la dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco del comune di Leporano. Questa sera l'estate leporanese, restate a Leporano, la 19ª rassegna estiva, la 19ª edizione dell'estate leporanese, vede protagonista il jazz con artisti di levatura internazionale. Penso innanzitutto ad Ada Montellanico. Sì, Ada Montellanico è una risorsa, è una musicista a livello internazionale. Noi abbiamo puntato sul jazz e un ringraziamento va allo Ionio Jazz e a De Quarto che ha voluto fortemente questa serata. Noi l'abbiamo accolta e abbiamo voluto anche all'interno del cartellone rappresentare questa serata con musica di un certo spessore. Ecco, diversificando un po' l'argomento, proprio all'entrata della sala che ospita il concerto un bellissimo manifesto che sta girando tutta l'Italia, I bambini di Taranto vogliono vivere, è un manifesto che è stato appunto fatto affiggere dai genitori e la dice lunga sulla questione ambientale. I bambini di Taranto hanno diritto alla salute, ad una vita sana. E gli ultimi dati sull'incidenza dei tumori, della mortalità infantile a Taranto dovuto all'inquinamento, sono davvero questi dati raccapriccianti? I dati sono raccapriccianti. Noi sosteniamo le famiglie tarantine e questo cartello la dice tutta: i bambini di Taranto vogliono vivere. Come i bambini di Taranto, come tutti gli altri bambini, anche i bambini di Taranto hanno il diritto sacrosanto di vivere e di non ammalarsi, perché giustamente, come diceva Balzanelli in un post, il direttore del 118, in un post una bambina che guardandolo negli occhi ha detto: dottore, fammi passare questo dolore alla testa. Io penso che non ci dovrebbero essere più questi momenti. Tanti momenti, tanti segmenti anche diversi tra loro di Polifemo. Ora andiamo in pubblicità.